79 anni fa, il 2 dicembre 1943, aviatori militari tedeschi affondarono 17 navi ancorate nel porto di Bari. Una delle navi alleate colpite, la statunitense John Harvey, scoppiò col suo carico di bombe di iprite, un gas devastante dagli effetti mortali, provocando la fuoriuscita di una grande quantità di sostanze tossiche che contaminò le acque del porto. Il tragico bilancio fu di oltre un migliaio di vittime tra militari e civili. Ha rappresentato uno degli episodi più tragici del secondo conflitto mondiale nell'area mediterranea. E fu distrutto pressoché tutto il porto di Bari con l'affondamento di circa di più di 20 navi, tra le navi alleate e anche quelle italiane, ma il bilancio tragico ci fu anche nella città. Una tragedia immane, ricordarla durante il conflitto in Ucraina ha un sapore ancor più amaro. Non è stata metabolizzata perché, come sapete, non molto lontano da qui ci sono persone che subiscono quello che ha subito Bari 79 anni fa. Quel giorno di 79 anni fa lo ricorda bene la signora Mina Massari, che in quell'attacco perse il fratello Paolo, militare della nave Barletta. L'allarme, sentimmo gli aerei, no? Li sentimmo, conoscevamo il rombo degli aerei. A questo punto tutto l'oscuramento, no? Andammo tutti al rifugio. Mio fratello era arrivato con la motonave Barletta la sera prima. Quindi quella sera doveva venire di nuovo a casa e arrivò il bombardamento alle 7, il porto, non le dico che cosa successe. Mio fratello era in uno stato che le devo dire, le ciglia anche bruciate. Papà, ho nuotato in mezzo alle fiamme. Alle 4 del mattino mio fratello morì, non ce la fece, aveva ingoiato questa nafta, questi prite.